Tu sei dinanzi al Questo focolaio di credo casa sia ormai tua, chiaro. focolaio tra virgolette, nel senso davanti al caminetto di casa tua. Certo, E come ti stai ho la abituando a stufa a questa legna nuova... io. Parli tu o parlo io? Adesso litighiamo già da subito. Nel senso, No, come non ti stai cominciamo. abituando a questa vita nuova che tutti quanti abbiamo? Nel senso, a cosa ti stai dedicando? Alla caccia? Alla Guarda, ho pesca? A cominciato cos'altro? facendo le pulizie di primavera. Ah, ecco. Quindi io mi ero armato già di pittura e tutto, quindi tinteggio la casa, eccetera. Quindi è un modo per passare il tempo, passare le giornate e non rendersi conto che sei agli arresti domiciliari. E non suoni più. Però, E non suoni più. No, no, suono. Ah, Tutti i giorni alle 17 sul mio profilo Facebook, con la mia diretta, i miei amici che mi dedicano, le richieste, eccetera, eccetera. Ah, prima e dopo dei pasti? No. No, come dice Gennaro. Prima di cena. Dunque, noi avremo tra poco anche un altro ospite, amico nostro, amico tuo tantissimo, sì. No? Con, anche dal punto di vista artistico, con il quale vi intrattenete nelle ore pomeridiane. So che avete una trasmissioncina vostra, no? via rete. Gennaro Calabrese, che è a Roma e che tra no, poco lui avremo... Ne ha una sua... Lui ne ha una sua sì. sulla sua pagina Facebook. Sì. Io ho la mia sulla pagina Facebook, ogni tanto la facciamo assieme. Vi agganciate. E lui sì. tra poco sarà con noi. Adesso non so se andrà a fare la spesa, perché prima abbiamo visto lo studio, era vuoto, il suo studio di casa, ovviamente. Probabilmente è andato a comprare sì. le medicine sì. o a far la spesa, ma sappiamo che comunque i tempi sono sempre molto brevi, non si può stare in giro tanto tempo, quindi sicuramente tornerà presto. Quindi Ciccio, ecco, adesso un po' più seriamente, ecco, la stessa domanda, ma la riformuliamo e rispondiamo in maniera molto più seria. Come si sta in un artista come vive questi momenti? Ecco, tu e i tuoi amici che vi sentite? Beh, allora, seriamente, per un artista è un momento molto grave, perché non può lavorare, perché gli eventi sono praticamente cancellati, quindi non lavora. Però io cerco di prenderla comunque dal lato positivo sempre. Uno deve essere sempre ottimista, no? Quindi uso questo periodo, secondo me, per rinnovare magari il repertorio, provare pezzi nuovi, cercare di rinnovarsi un po' in qualche modo. E poi ho diversi colloqui con futuri sposi, via Skype, via WhatsApp, con le videochiamate. Sì. Così mi metto d'accordo per i matrimoni, perché io sono positivo, io credo che... per giugno saremo fuori, quindi a giugno si potrà lavorare, spero. Buonasera. Sera. Buonasera Maria. Buonasera. Come sta? Insomma, non c'è male. Lei? A casa? Bene, a casa, sì. A fare il pastore tedesco a Maurizio. Cosa le manca Perché di Maurizio, più? Maurizio mangia. Mangia. Ha questo difetto di aprire il filo, ecco, io gli ho detto già, guarda come si è combinato Ciccio Sanz, vuole diventare come lui? No. Ma non è un deterrente. Cosa le manca di più dal mondo normale a cui era abituata? Dei suoi amici? Cosa le manca di più? E conducevo tutto io. Appunto. Amici, tu sì che vales, c'è posta per te, uomini e donne, donne con uomini, tutto. Ma c'è qualcosa che mai le hanno fatto fare? A me? Perché c'è sempre tempo, lei è ancora giovanissima, vabbè. Quindi può tutto. Ti ringrazio, però già è culo che faccio quello che faccio. Ah. Ecco, una cosa che non immaginavo. Mai fatto fare quello che faccio. Catechizza il calabrese perché stia dentro, insomma, di quello che vuoi. Allora, primo piano su Gennaro, quello che è possibile fare, perfetto, via, con chi vorrai? E si devo catechizzare, io parlo con la voce del Santo Padre. Allora,
cari cavalleschi, state facendo i bravi, state seguendo le regole, dovete continuare. Va bene? Ve lo dico in argentino, state a casa. Va bene? Oh, e andrà tutto bene. Grazie, grazie. Scusa Gennaro, ti posso chiedere una cosa? Puoi fare lo stesso messaggio però detto dal pastore tedesco, no, non il cane, il Papa Ratzinger. Sei spiritoso, caro il mio Ciccio, prendi per i fondelli, ma che questo pastore tedesco, quando finisce tutto, e ti piglia muzzicati fino a casa.